non siamo né di destra e né di sinistra, né centrodestra né centrosinistra, noi siamo sopra! Mi associo anch'io, non parlo politichese. Buonasera, buonasera a tutti, mi chiamo Marco Carniello, sono il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per il Comune di Gemona del Friuli e sono felicissimo di essere qui questa sera, voglio ringraziare tutti perché per la disponibilità che ci hanno dato, dagli attivisti di Tolmezzo che sono i padroni di casa, agli attivisti dell'Alto Friuli, agli attivisti dell'Ora Basta Tour, agli attivisti di Osopo che sono qui anche loro questa sera e soprattutto agli attivisti di Gemona che oggi hanno preferito essere qui per un vero cambiamento invece che andare al mare o da altre parti. Dico una cosa velocissima anch'io, che mi rubo anch'io 5 minuti e dico una cosa sull'Europa, dato che si sta parlando di in Europa per l'Italia. Mi collego a quello che ha detto Zullo, effettivamente è giusto che noi tutti non pensiamo che sia l'Europa quel qualcosa di così lontano, qualcosa di così distante da noi, anche perché l'Europa ce l'abbiamo tutti in tasca abbiamo qualcosa che si chiama euro. E quell'euro che abbiamo in tasca determina tutta la nostra vita, quindi che ci piaccia o no, la nostra vita viene determinata in Europa, quindi il 25 maggio abbiamo solo un'unica possibilità, fare una bella X sull'unico simbolo che probabilmente le mani in tasca non ce le metterà. Speriamo. Sì. 2 minuti anche veloci per parlare di qualcosa a livello locale, anche perché siamo qui per presentare la lista. Gemona, come Tolmezzo, come Osopo, sono dei grossi comuni dell'Alto Friuli, forse Gemona e Tolmezzo sono magari più affini come numero di abitanti. Comunque, se siamo qui questa sera è perché c'è una cosa che ci accomuna. Ci accomuna il fatto che 5 anni fa, molto probabilmente, le amministrazioni attuali hanno preso la delega che gli è stata data come una delega in bianco. Ci accomuna il fatto che per questi 5 anni ai cittadini non è stato chiesto nulla, forse magari ai cittadini non è stato chiesto nulla neanche prima e ai cittadini vengono interpellati esclusivamente una volta ogni 5 anni. Noi siamo qui perché in questi mesi a Gemona, come penso anche a Tolmezzo, delle persone normali, diversissime tra loro, perché a Gemona ci sono studenti, ci sono insegnanti, ci sono lavoratori autonomi, ci sono pensionati, si sono incontrati autonomamente, senza l'influenza di leader, senza l'influenza di partiti, hanno cominciato a discutere di temi importanti per la collettività, di temi importantissimi, di temi come la partecipazione, di temi come il bilancio partecipato, di temi come la trasparenza. E hanno deciso di impegnarsi in prima persona per portare questa partecipazione a tutto il comune, per portare gli strumenti partecipativi a tutto il comune, perché è giusto forse che magari venga chiesto qualcosa anche ai cittadini, dato che molto spesso le amministrazioni che vanno a spendere i soldi vanno a spendere i soldi dei cittadini, quindi magari è anche corretto che venga chiesto a loro come sono intenzionati a spenderla. Ecco perché siamo qui questa sera, per questo fine comune che abbiamo, che è riportare la partecipazione a tutta la cittadinanza, per ridare le chiavi della città ai cittadini, ed ecco perché siamo qui questa sera per dire a tutti che il 25 maggio anche a livello locale come a livello europeo ci sono sostanzialmente 2 possibilità. O facciamo un bel simbolo, una bella X su questo simbolo e ci riprendiamo le chiavi della nostra città, o ci ritroveremo per altri 5 anni a lamentarsi in qualche bar probabilmente. Grazie a tutti.